È il momento di fare un salto nel web alla ricerca dei migliori siti di shopping online. L'offerta è vastissima, le occasioni non mancano e le promozioni sono all'ordine del giorno. Si evita lo stress da parcheggio e si paga in tutta sicurezza. Guardate un po'. Lo shopping online non è molto diverso da quello che abbiamo sempre praticato. Quasi tutti i siti internet di prodotti e servizi, ora vere e proprie vetrine, hanno una sezione dedicata agli acquisti, spesso segnalata da un piccolo carrello della spesa. Non solo, l'aspetto grafico curato e l'uso intelligente delle animazioni rendono più accattivante il viaggio sul web alla ricerca dell'oggetto e dei desideri. Anche se spesso finiamo per comprare solo il superfluo, lo shopping resta un'attività seria che si compone di due momenti distinti. Prima un giro tra i negozi virtuali per confrontare caratteristiche e prezzi dei prodotti. Poi l'acquisto. Già, perché sempre più spesso chi decide di comprare online lo fa per risparmiare. Eccovi allora qualche indicazione utile per orientarvi nella scelta. Step numero 1, il confronto dei prezzi. Il web riserva motori di ricerca potenti e affidabili, come Costameno e Risparmiate.it, capaci di scovare prodotti per ogni esigenza. Come in un grande magazzino, la merce è classificata nei tradizionali reparti: elettronica, abbigliamento, telefonia, ma anche articoli per la casa e il giardino, film, libri, musica e gastronomia. Non può mancare la sezione dedicata alle idee regalo, ed ora che il Natale è alle porte, si rivela utilissima. Su Kaiku.it, forse il più famoso motore di ricerca della convenienza, sono indicizzate per categoria le migliori offerte e per ciascun prodotto si possono consultare i giudizi degli utenti che lo hanno già acquistato e testato. In rete le occasioni non mancano. Molti siti offrono prodotti in promozione e liquidano a prezzi scontatissimi gli articoli di fine scorta. Se siete alla ricerca di un oggetto originale e divertente, tenete sotto controllo la sezione Idee curiose sul sito D-Mail. Troverete intere collezioni di denti finti, distributori di chewing gum, ma anche il contenitore per la banana o i ganci a forma di dita umane. Ma ora passiamo allo step numero 2, il momento dell'acquisto. La procedura è semplice e ormai condivisa dalla maggior parte dei siti di e-commerce. La registrazione al sito in cui vogliamo acquistare non è sempre obbligatoria, ma spesso permette di ottenere sconti speciali e di essere aggiornati sulle ultime offerte. Una volta scelto il prodotto, si passa all'acquisto vero e proprio. Le modalità di pagamento sono tante e la sicurezza è garantita. Oltre alla carta di credito, al bonifico bancario e all'assegno, c'è la possibilità di pagare in contrassegno e qualche sito consente anche il finanziamento rateale online. Per tutti vale la regola del soddisfatti o rimborsati ed è garantita la riservatezza dei dati personali. Se infatti il prodotto che vi arriva a casa non corrisponde a quello che avete visto in foto sul sito, avete tutto il diritto di recedere dall'acquisto. Vi sarà rimborsato il prezzo dell'acquisto, escluso il contributo per le spese di spedizione. Inoltre, sull'universo della compravendita in rete si è da poco affacciato Google Base, un enorme database di annunci, per ora disponibile in inglese e tedesco, destinato a cambiare il peso e i ruoli degli attori in gioco. Google Base può ospitare milioni di annunci e soprattutto renderli visibili. Grazie al sistema di parole targa, tutto ciò che volete vendere, acquistare o soltanto comunicare sarà rintracciabile in rete. Ciao amici, purtroppo anche questo segnale di Interrupt si ferma qui e quindi non mi rimane che invitarvi sul nostro sito interrupt.it, dove troverete gli stream di tutte le puntate precedenti ma anche gli orari per seguire il nostro format in tutte le regioni d'Italia. Noi ci vediamo presto per un nuovo segnale tutto digitale. Allora amici, che mi dite, vi è piaciuta questa nuova puntata di Interrupt? E adesso pubblicità!